100 secondi con Jarno Trulli iniziano da questo momento. L'ultima volta che ti sei picchiato? Avevo 14-15 anni. Come mai ti hai rimenato? Perché una persona era venuta un po' a rompere le scatole assieme, io ero assieme degli altri amici e niente, lui ci ha dato fastidio. Un modo di dire nel tuo dialetto? Yam. Mai vestito da donna? Sì. Voto più basso preso a scuola? Ah, anche zero. In che materia? Non lo so, non mi ricordo. Mai rubato la fidanzata a un amico? No, mai. Il più antipatico del paddock? Il più antipatico del paddock, non lo so, di solito sono i giornalisti. Benissimo, un tuo vizio che proprio non riesci a eliminare? È arrivare sempre in anticipo. Ultima volta che ti sei ubriacato? Non lo so. Ma gli ordini di scuderia esistono o no? Sì. Mai addormentato durante un briefing? No. I tuoi genitori cosa volevano che facessi da grande? Tutto tranne che guidare. A casa cambi le gomme ogni volta che usi la macchina? No. La persona più strana che hai mai conosciuto? Ozzy Osbourne. Il capodanno più divertente che ti ricordi? Avevo 15 o 16 anni con gli amici della scuola superiore. Vivere un giorno la vita di? La vita di un barbone. Quando bigiavi, quando saltavi la scuola, dove andavi? Di solito a casa. Tu e Raikkonen sul kart, chi vince? Io, già accaduto. Abbiamo già le prove. La mia macchina vibra a 240 all'ora, hai dei consigli sul setup? Beh, controllo le gomme. Cartone animato preferito? Goldrake. Il momento di maggiore adrenalina degli ultimi tempi? È sempre la partenza. Una frase che hai imparato in giapponese? Owai gozaimasu. Che vorrebbe dire? Buongiorno. Come va? Il tempo è finito adesso, però io rubo ancora un po' di tempo per chiederti, fai conto che siamo una puntata di gusto, io ti chiedo una definizione del vino che produci tu. Rosso impenetrabile con sentori di uva passita. Ah beh, una roba proprio professionalissima. Beh, chiaramente da produttore devo saperlo. Grazie Jarno.